Il governo Musumeci è ancora nel caos per la legge finanziaria e nulla di fatto all'ARS per il decreto di stabilità dopo un'intera giornata di attesa. Non c'è infatti ancora un accordo complessivo per chiudere la manovra. Alcuni gruppi parlamentari hanno definito un maxi emendamento, ma anche il governo ha il suo testo. Praticamente è scontro. È il sintomo che ormai il centrodestra si è polverizzato e di fatto la vecchia maggioranza non c'è più. Alla ripresa della seduta, dopo 3 ore di stand-by, il presidente dell'ARS Gianfranco Micichè ha detto che il testo parlamentare è pronto, mentre non si conosce ancora quello del governo. L'assessore all'economia Gaetano Armao intanto ha dato la sua disponibilità a unificare i due testi in un unico maxi emendamento. A questo punto Micichè ha aggiornato nuovamente la seduta. Prima dell'ennesimo rinvio, l'assessore Armao aveva detto ai cronisti: non lascio il palazzo se prima non si approva la manovra finanziaria. Il governo ha fatto la sua parte, siamo pronti, ma intanto continua la situazione di stallo.